Credo che forse qualcuno dà fastidio il risultato importante che abbiamo ottenuto con questa sponsorizzazione nel bene e nell'interesse della nostra regione. Nessuno si chiede quanto ha speso il Trentino per avere il Napoli senza nessun ritorno. 900.000 euro più IVA, noi 1 milione più IVA, ma il ritorno nostro è 10-20 volte di più del Trentino, perché in Trentino non ci andava nessuno della regione Campania o dei napoletani, qua sono venuti a Fiumi e soprattutto verranno nei prossimi anni. Quindi sono state dette una serie di falsità, addirittura prima che il contratto costava 6 milioni, certo costa 6 milioni per 6 anni, adesso addirittura hanno sparato 14 milioni, certo magari il Napoli ce lo rinnovasse per 6 più 6, quindi per 12 anni. Addirittura parlano di un atto illegittimo in quanto è un debito fuori bilancio, un'altra falsità, è una normale variazione di bilancio. Siccome il contratto è nato in corso del 2020, non poteva essere previsto nel bilancio di previsione 2020, è stata fatta dalla Giunta una variazione di bilancio che deve essere ratificata nei 90 giorni dal Consiglio. Questo avviene normalmente in tutti i comuni d'Italia, in tutte le province d'Italia, in tutte le regioni d'Italia. Non sanno più come giustificare la loro strenua opposizione e quindi si attaccano al nulla.